E dunque ragazzi, Larry e Lori adesso sono usciti per tutti. E anzi, fatemi sapere nei commenti se l'avete trovato. Ma quest'oggi io vi riporto Lorenzo. Ce l'abbiamo qua in lobby perché ce l'ha 1500 coppe e più, senza senso proprio. Qualche giorno fa vi ho portato questo video dove siamo andati a vedere come se l'è giocata per raggiungere il grado 35. Oggi ha superato ogni limite perché è arrivato anche prima in Italia. Spero che nessuno l'abbia superato, ma non credo, era anche abbastanza, infatti, di oltre 100 coppe dal secondo. Vediamo al mondo, ma penso che sia abbastanza basso, sta quasi a 2000, ma che è? Al mondo è 39esimo. Pazzesco come la gente stia tryhardando come se non ci fosse un domani con sto coso. Ad ogni modo, quello che faremo oggi sarà andare a prendere i drop del giorno nelle duo. Non userà ovviamente Larry e Lori, se no lo droppiamo, direi che è abbastanza palese come cosa, soprattutto in sopravvivenza troppo randomica non esiste. Detto questo, per ora i drop epici li lascio lì. Vi ricordo a voi come sempre codice Raxor se volete supportarmi. Inoltre un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. E dunque andiamo. Ad ogni modo, raga, se volete approfondire come è arrivato a questo risultato, tanto dalle 1500 alle 1250, anzi 1300 scorsa volta, il matchmaking è sempre quello, quindi bene o male le partite sono quelle. Ha giocato sempre su annientamento come scorsa volta, quindi se volete approfondire andate a vedere quel video che vi ho mostrato qualche partita, insomma, e la situa è un po' più chiara. Oh, qua diciamo che questi due secondo me sono propensi a ricevere grandi bottazze, a mio avviso. Il dubbio però stare sempre vicino al buon Lorenzo. Questa qua è la mappa priva di power up proprio, e ci può stare. Ragazzi, qual è il vostro piano? Cioè, soprattutto sta Charlie, no? Come, cosa vuoi fare di preciso? Non ho capito. Abbiamo fatto dividere i due bro e la cosa non mi dispiace. Beh, Sandy perché è andato giù, ottimo. Ora vediamo se riusciamo ad andare. Aspetta, aspetta, che qua c'è Lorenzo che è in difficoltà, mi sa. Più o meno, ma che difficoltà? Lorenzone nazionale non è mai in difficoltà. Fa tutto lui. L'unica cosa è che qua siamo chiusi in un panino. Doppio team, non va bene, entrambi ce l'hanno con noi. Quindi no, forse è meglio stare con lui e cercare di buttare giù questi. Ma guarda, veramente lo sto rimasto con quella vita, non ho parole. Mannaggia sta Charlie. Niente ragazzi, che devo fare io? Però aspetta, forse così facendo, se Lore si allontana, i due si fightano tra loro. Esattamente, sì ragazzi, distruggetevi. Manca soltanto Kita, ma 51 HP non dovrebbe essere un problema. Ok, almeno secondi ci siamo. Overdrive incredibile che... Oddio, torno in vita in tempo. Vediamo se riesco in un qualche modo qua a vincere il match, anche se sinceramente non penso sia possibile. Come che no? Peccato. Vabbè, ad ogni modo abbiamo preso i primi due drop del giorno. Ah, siamo anche in una buona streak. Non mi ricordavo. Che attenzione. Oh, epico. Poi, dai, mitico almeno. Ok, non è male. Dai, gioco una bella sculatina. Graffito del sale. Ok, secondo drop che ci dà. È un raro, ovviamente. Va bene. Ripartiamo sempre con Chuck. Vediamo se stavolta riesco a fare qualcosa di più. Prima non ho fatto manco un'uccisione. Quindi, intanto buttiamo il segnalino nel centro. Oh, Lore ci è andato giù. Bro, che è successo? Che scambi subito. Non è normale tutto ciò. Con estremissima calma. No, io calmi voi due, non ci provate. Oh oh, qua forse mi conviene buttare un altro segnalino. Ok, adesso che è tornato in vita lui, secondo me ce la facciamo a buttare giù i due bro qua. Beh, bellissimo, un colpettino a Sandy Monk. No, peccato, per pochissimo. Vediamo se col segnalino uno dei due lo riesco a colpire. Cioè, io comunque, ok, tutti e due in fin di vita, almeno uno era giusto che ci andasse giù. In teoria anche Sandy, poraccio, è chiuso, non penso che abbia vita lunga. Sì, tu puoi fare di questo, d'accordo. Sì, va bene, puoi continuare a insistere, quello che vuoi. Ma in realtà forse riesci anche a scappare. Non bene. Oh, 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 attenzione. Perfetto, è andato giù Sandy. Cioè, annaggia, cazzo maledetto. Faccia la super, vediamo se riesce a chiudere. In realtà no. Senza power up sono un po' lente ste partite. Però ci sta, meglio così. Nuovamente in un panino, auguri. E adesso? Beh, io comunque qua nel mio piccolo posso continuare almeno a lanciare i segnalini. E ok, per distrarre fa sempre comodo, eventualmente anche fare qualche micro danno così. C'è andato giù Sandy, c'è soltanto il bro qua solo soletto, che comunque ok, a posto. Bene, arrivati a questo punto e... Vai Lore, tu il tuo overdrive incredibile. Perfetto, avviamento, buono. Non l'avrei detta per come eravamo messi. Procediamo, stavolta ho messo Mr. P. Con Chuck proprio non sono stato per nulla performante. Un po' meglio nella seconda partita, ma non mi soddisfa. Vediamo se con Mister P riusciamo a fare qualcosa di meglio. Già qua il Dynamite tante volte. Un colpettino piccolino piccolino. Anche il Colt se volesse aiutarmi, ma direi che non ce l'ha fatta. Io continuo nel mio pressing. Lui se non recupera la vita è solo che un bene. E infatti ci è anche andato giù, ottimo. Vorrei prendere il power up, ma vorrei anche non rischiare. Ma che dolore pazzesco, bro. Mamma mia, recuperiamo la vita, ma tipo tantissimo. Però qua occhio che sta arrivando il bro. No, qua penso che ci vado. Cioè, naggero, chiuso. Ok, per ora il Lorenzone è riuscito a scamparla.
ottima questa kill. Un power upettino qua, ragazzi, su questa mappa fa un botto la differenza. Non si butta niente. Ecco, il Colt e il Dynamax sono messi tipo benissimo. Sicuramente ti posso buttare questa, ti posso buttare un bel gadget. Ok, adesso il Dynamax deve vedersela anche con i pinguini e non è facile da parte sua. I pinguini zitti zitti infatti hanno fatto un ottimo lavoro, dai. Arrivati a questo punto, il Mortis, boh, non ho capito, volevi rompermi la mia torretta, non ho capito. Direi di continuare il pressing contro questi. Perfetto, è andato il Mortis. Andiamo ora a massacrare il Leon, che in teoria dovrebbe andarci giù così, perfetto. Secondi, direi che si può vincere, dai. Sì, voglio, ottimo. Vedi, nelle duo, per quanto possa essere randomica come modalità, però se si gioca con il Lorenzone la differenza si sente. Ad ogni modo, adesso sono con Squeak. Io comunque sto scegliendo sempre un po' i brawler in base alle missioni. Ottimizziamo il tutto. Ad ogni modo qua, attenzione che sta entrando qualcuno. E con il gadget almeno vediamo qualcosa di più. Per il resto, aspetta un attimo che il Cordelius qua non mi piace tipo mai nella vita. Ma intanto Lore ha fatto una kill, grande Lore. È rimasto il Cordelius. Se anche lui allora riuscissimo a buttarlo giù, cosa alquanto probabile dato che sta andando a finire in un bel paninozzo. Oh, e questi? No, dai, ma perché? Oh, brutti camperoni maledetti. E qua mi sa che la win streak se ne va a benedire. Però meno male che è solamente il corvo insistito. Ottima questa hit che ha fatto sì che lui si allontanasse. Non si può perdere, dai. Ad ogni modo, vincendo questa abbiamo anche il droppettino, eh? Quindi proprio scammare è vietato. Non male qua la situa. Continuiamo il nostro push. Oddio, bellissimo. Vai, Lore, insisti. Ah, peccato. Vabbè, va bene, va bene. Poteva andare molto peggio con sti camperoni saltati fuori all'improvviso. Infatti, attenzione, esatto, Lore che controlla, fai benissimo. Oh, ok, vabbè, dovrebbe andarci giù, ottimo. Il Colt anche, zian, no, peccato. Vabbè, comunque ci è andato giù in teoria. No, ancora vivo, ma com'è ancora vivo? No, 46 HP, bro, ma non è legale. Ottimo, che spacca, ci sta. Però non riesce per ora a dargli il colpo di grazia. Attenzione, ancora quarti, oh. Bella tosta sta partita. Nel dubbio spariamo qua in mezzo col gadget, ma non c'era nessuno. Qua la Piper mi sembra leggermente in difficoltà, quindi continuiamo a insistere, perfetto. E anche questa è andata. Si barcolla, ma non si molla sta win streak. Dai, Corvettino, a sto punto se ci vai giù tu direi che è fatta. Non mi conviene sparare di qua, però giustamente lui si allontana. Ma con la super cos'è che fai? Ti ho preso però con una sola hit. Oh, adesso ci vai giù, ottimo. E direi che anche questo match è andato. Let's go, riga. E vediamo dunque in questi altri due droppettini il gioco cosa ci sgancia di interessante. Oh, ben raro. Giusto, va bene. Però nel secondo mi dà un super raro. Wow, speriamo nei due finali qualcosa di carino. Ok, riga, procediamo. Stavolta con 8 bit. Purtroppo una ve l'ho tagliata, ma abbiamo perso la win streak. Mannaggia. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Nelle due ovviamente l'abbiamo persa perché siamo finiti in un panino e era abbastanza impossibile uscire da quella situazione. Quando ti succedono ste cose è molto difficile, ma va bene così. Vediamo se riusciamo a rifarci. Qual corvo, perché stai insistendo verso sta zona? Non ho capito. Io ovviamente col fatto che sono così lento devo cercare di mantenere le distanze. Bellissima la Piper. Naggia lui. Ah, mi sa che erano insieme due Piper, può essere mai? Ancora quinti, quindi boh, penso di sì. Insistiamo, ma io non lo raggiungerò. Tipo, ma Dio, bellissimo. Faccio di questo gadgettino tattico, ma purtroppo per ora non riesco a concludere nulla. La Piper è riuscita ad andare oltre, ma direi che vita lunga non puoi averla. Perfetto. Il suo compagno è scappato, ovviamente. Ah, no, era ancora lì. Ah, situazione molto interessante questa, devo dirti la verità, ottimo. Vai, Lore, continua il push. Prendo il power up, ci boostiamo. Vai, Lore, bravissimo. C'è il Fang, amico mio Fang, guarda, secondo me sapevo che arrivava qualcuno da sotto, palese. C'è una cosa, ti butto la torretta intanto di qua, che è abbastanza comoda. Ovviamente la bella è ancora lì. Cerchiamo magari di non fare il contro rimbalzo con la torretta. Per il resto, la Penny molto golosa, molto succosa, molto corposa. Dai, ti prego, quanta vita. Oh no, ah, lì ha la torretta, mannaggia, pericolosissima. Ok, ho deciso di prendere la mia di torretta, buttiamola giù, ok. Bisogna capire quelli in mezzo da chi decidono di andare. Secondo me, amici in mezzo, vi conviene andare da quelli in basso. Niente, Lore va di cattiveria. Va bene, Lorenzo, come dici tu? Però c'è andato giù. Oh no, questo potrebbe essere un enorme problema. Oh, aspetta, fight incredibile qua sotto. Bellissimo. Ok, è andato. Devo recuperare la vita prima che il mico decida di pusharmi. Bravissimo, il mico, esattamente così ti voglio.
E ok, ambiente, ottimo. Poi, partita abbastanza simpatica, va bene. Procediamo, stavolta con Charlie. Sembra cambiare, ve l'ho detto. Allora, qual è la situa? Lorenzo va nel centro, subito di cattiveria. Occhio al morti, sono pericolosissimo. Che siamo... Ah, bravo, ma... bella l'ambra. Forse la buttiamo giù, ottimo. Ovviamente, vabbè, RZM64 non è quello che conosciamo noi. Lorenzo in tutto questo ha scammato. Quindi, annaggia, volevo nascondermi, caro Leo. Oh, però tu hai distrutto, aspetta, bellissimo, ottimo. Ok, aspettiamo che torni in vita, così bustiamo anche lui con questo power appettino. Già terzi, dai, se si fightano tra loro sarebbe tipo bellissimo. Oh, 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 eccolo, 8 bit, pericoloso. Aspetta che con la vita sono messo male, oh, manco me ne sono accorto. Qua c'è un bro con 1900 HP, ho intravisto, ma la vita credo che la recupererà. Ok, ottimo, secondi, dai. C'è sempre quell'8 bit e Leon. Dai, si può fare. Oh, bello il Leon che pusha così, sì, amico mio, bellissimo. Annaggia, ma ha distrutto. Dai, che ce lo puoi fare, Lorenzo, confidiamo in te. Dai, power up è messo meglio lui. La velocità di 8 bit, però c'è quella che è. Poi in tutto questo ancora dei gadget. Lorenzo c'ha l'overdrive, non può perdere, tipo impossibile. Anch'io ho l'overdrive. Infatti andiamo entrambi di cattiveria. Facciamo di questo, ok. E direi che abbiamo vinto, ottimo. E per chiudere, che fai, non metti Gray? E si mette sì, per forza di cose. Ovviamente vincendo questa abbiamo i due drop finali. Oddio, bellissimo start qua. Il Brock è senza hit, bravo Lore. Tu insisti, push a non fermarti. Adesso ti raggiungo, sperando che riesco ad anticipare la sua mossa, e direi che si anticipa molto bene, ottimo. Ok, lo start già qua mi piace particolarmente. Anche la Jessie che pusha da sola così, devo dire che mi piace particolarmente. Infatti, cioè, amico mio, ah no, c'è l'altro, attenzione, è arrivato. Però direi che il risultato non è cambiato. Molto bene, già terzi. Qua potrei usare un gadgettino per grabbare. Peccato che c'era il laghetto che ha impedito il grab ottimale. Ai, è il colpo di bella. Qua posso farti forse di questo. Ok, ci stava assolutamente. Altro power appettino in più per noi. Non so perché la Shelly stia venendo con tutta sta cattiveria. Cioè, Shelly, tu non hai niente, sei da sola. Veramente vale la pena far tutto ciò? Direi assolutamente che non era il caso. Ma va bene, ragazzi, non ci lamentiamo. Il suo compagno era là che camperava. Attenzione che questi due devono stare al loro posto. Posso forse farti il giro da qua, andandoli a prendere in contropiede, no, così a caso, si può dire in questo contesto? Probabilmente no. Fatto sta che siamo secondi, va benissimo. Qua di nuovo super, sempre con sto corvo, poraccio. E forse ci vado giù, però dai, penso che Lorenzo ce la possa fare senza problemi. Ho dato il tutto per tutto, perché sono sicuro, cioè non può perdere tutta questa differenza di power up, sarebbe il colmo. Lo Spike ci prova, fa anche bene. Torno in vita, vai Lore. Voglio se solo il corvo, poraccio. Che vuoi fare, corvo? Qual è il tuo piano? Direi nessuno. 5-6 kill abbiamo fatto in sto match, cioè bella corposa. Fatto sta che, attenzione, ultimi due drop con la bellezza di ok raro, si parte un po' malino. E poi abbiamo un altro raro. Vabbè, buona grazia che ci è uscito il mitico iniziale, anche se nulla di che, ma va bene così. E dunque nulla, salutiamo questo Larry e Lori a 1506 coppe. Chissà se punterà alle 2000, ma credo di no, un po' la pazzia. Ma Lori un po' lo è, quindi staremo a vedere. Mi raccomando, trovate il suo Instagram giù in descrizione. Per il resto un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.